Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Prince of Persia le sabbie dimenticate, con questo bel tutorial per iniziare. Adesso possiamo usare gli avvoltoi per superare queste zone. Possiamo usarli anche in successione ed è qualcosa che vedremo in modo più preponderante in avanti. Ma è una desolazione comunque, vedo solo gente sabbiosa che si spara le pose o cerca di aprire le porte, perché è quello che vedo da inizio del gioco. La speranza del principe non è durata molto, a quanto pare. Però devo dire la verità, Ratash, l'outfit di Malik sta da Dio. È più bello di prima, eh? Però adesso devo pensare a non farmi... Ah, posso fare così, non solo nella modalità sfida, per fortuna. Ma... no! No, questa non mi piace. Cioè, sono tornato indietro... e mi ha ridato anche il pallino dell'armatura di pietra. Ma così è troppo. No, adesso mi fanno buggare pure loro. E l'armatura di pietra neanche mi protegge. Cioè, mi state dicendo questo? Che ora devo avere una preoccupazione in più? Senti. E che cacchio. Un altro tipo di nemico che devo uccidere immediatamente. Ma vabbè, questi... in generale bisogna ucciderli all'inizio. E dai! Adesso posso essere un attimino più tranquillo. Ma quanta gente avevo messo per terra? Tutti insieme mi sono rialzati. Ok, i punti esperienza adesso si fanno molto più velocemente. E ho appena notato che il massimo di punti esperienza come requisito è 300. Quindi... d'ora in poi ogni abilità ci richiederà 300. Faccio così. Ancora non sono finiti questi, è assurdo. Non finisce più sto combattimento, che era iniziato nel peggiore dei modi. Quanta... ma sono diventati fortissimi. Quanta vita mi ha tolto quello con un fendente. Dai, è il momento di usare il nostro asso nella manica. Devo ucciderli tutti così. Voglio vedere se ci riesco. No, vediamo quanto ci mettono a morire. Sono curioso. Ok, uno è morto. In realtà prima ne era morto un altro pure. Facciamolo di nuovo. Poi io dico che non voglio perdere tempo, eh. Guardate che belli questi. Si mettono uno dietro l'altro per farmi passare. Però prima avevamo intravisto questa serie di getti d'acqua e il pupiscolo blu, che significa che un puffo non si è lavato. No, andiamo di qua. Temevo di aver fatto una cacchiata, però bisogna fare così. Aspetta, adesso ci danno... no, non ho controllato quanti punti esperienza avevamo, che adesso sono a 204, però mi pare che... abbiamo guadagnato più di 40, che era lo standard prima.
Vabbè, ci farò caso al prossimo sarcofago. Oppure rivedendo il video, semplicemente. E girati, grazie. Quindi, in realtà, devo partire da... ecco, da questo avvoltoio qua. Ma che bello questo stato. Ma non ho tempo per osservare. Prima già ho dovuto fare la festa del potenziamento di fuoco. E già è troppo tempo perso per questo video. Non era esattamente quello che dovevo fare. Ah, devo fare così. Presumo. Ah sì, ok, congelare l'acqua lo faceva bloccare e poi dovevo farlo ripartire. Qui però non so cosa devo fare, onestamente. Devo solo aspettare. Magari il potenziamento dell'acqua dovrei usarlo quando vedo che non riesco a proseguire. Ok. E poi andiamo di qua. Pelo pelo ce l'ho fatta, eh. Tac. Sto giro non è uscito. Ah no, devo usare i nemico lì. Che comunque è difficile farci caso subito. Che bisogna usare quel potere lì quando la telecamera non ti aiuta. E non nel senso che era sbagliata la telecamera. Proprio dico, non ti aiuta come fa di solito sto gioco, che la telecamera ti dice tutto quello che devi fare. Ok, adesso devo andare di qua. Meno male che sono i nostri cari amici avvoltoi. Guardate, raga, il gioco da qui, ma già dallo scorso video, cambia completamente di ritmo. Ora è una corsa contro il tempo. Nonostante noi non abbiamo tutto il tempo del mondo in realtà, ma a livello di trama è così. E anche a livello di level design. Oh, c'è una piccola tranquillità. Cioè, quando le trappole sono la tranquillità, capisci che la situazione non è delle migliori. Mi sono pure fatto affettare. Ok. Mi sa che adesso c'è... c'è subito l'altro potenziamento, possibile? Di solito tutte queste trappole preannunciano un portale. No, mi sono sbagliato. Ah, siamo usciti di nuovo. Sì, mi sembrava troppo presto. Cos'era sto suono? Ah, mi sa che si è chiusa la porta da dove sono venuto. Vabbè, sti cavoli. Vedete? Qui non serviva il potere assolutamente. Ve lo faccio vedere di nuovo. Però ha funzionato lo stesso, quindi non è scriptato. Almeno questo lo apprezzo. Poi a livello pratico non serve a molto, ma vuol dire che è stato programmato con criterio e non in modo pigro. Vabbè, io poi che salto da tutt'altra parte. Alcune delle guardie sono ancora vive. È incredibile che siamo giunti a questo. Cioè, mi dovete spiegare sti quattro cretini come c'erano arrivati qui sopra e soprattutto che stavano facendo? Vabbè. Cioè, sta scena solo per farci capire che qui Ratash ha completamente preso il controllo di Malik, come se ci fossero dei dubbi. Comunque mi piace come abbiamo fatto due boss al giro di 20 minuti. Ma adesso capisco perché alla fine il gioco è breve, perché la parte finale, per finale intendo da metà in poi, è velocissima. Ma devo fare qualcosa di particolare? Mi sa che devo attaccarlo semplicemente. Io stavo che schivo. Adesso parla pure lui che l'ha presa stretta. Io userei armatura giusto per minimizzare il danno. No, 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 adesso mi sa... ah, mi ricordavo che st'attacco era da evitare assolutamente. Sto anche per finire l'attacco di energia, quindi cari nemici, se volete
farvi volontari. Ok, cosa cacchio vuol dire farvi volontari? Poi qualcuno me lo spiegherà nei commenti. Perché adesso non ci sono i sottotitoli del principe? Cioè, se li sono dimenticati questa parte qua. Che in tutte le altre zone del gioco, anche durante i combattimenti, c'erano, da quel che mi ricordo. Ma che cragnata che fa menare. Non è che se io continuo a dire... si ravvederà. No, voglio dire che succede se... Madonna mia, che danno. Ah, ecco perché avevo paura di sta roba. Non mica per il danno, perché si bugga. Ok, sì, meno male. Sta a vedere che aver potenziato la durata di riavvolgimento è stato vitale in questo caso. Non lo so, non ho visto quanto mancava ancora. Scassoni Bishimori, sì, pure a te, pure a te. Mamma mia. Danno solo fastidio i nemici qua, neanche da mi danno esperienza. Oh, tac di energia. Ah, li ha uccisi almeno. No, mi stavo dicendo, vedi che manco con questo attacco incredibile riesce ad ammazzare quei tre cretini che si trovano lì. Mamma mia, quanta salute che ha. Sto facendo molta fatica a buttarlo giù. Ah, però troppo alta la frequenza di questi attacchi. Ora ricordo perché. Ora ricordo perché la barra della salute non scendeva. Perché non dovevamo svuotarla. Proprio non stavo per sbagliare, assolutamente. Quindi questo era un boss di intermezzo, chiamiamolo così. Eh sì, ormai proprio percorriamo i chilometri in aria rispetto a prima. Quanto sto di esperienza? Ok, ci sono quasi per il prossimo punto. Adesso vorrei proprio un sarcofago, se devo dire la verità. Ma credo non ci siano in questa zona pericolante, a dir poco. Questo non era necessario. Ok, stiamo per salire sull'altra arena qui. Uguale alla prima, ma coincidenza. Ah, qui è più difficile perché possiamo nasconderci soltanto dietro due... No, solo dietro quella. Madonna. Quindi devo rimanere qua. Cioè, credo che se mi aggrappo alla sporgenza e mi metto dietro quelle rocce vengo protetto lo stesso, ma non lo so. Meglio non rischiare. Poi è già morto in realtà. Ci arriva a fare l'attacco suo, super figo. In realtà non lo so. Ok, adesso ci provo. Razia aveva ragione. Non potevo salvarlo. Deve essere l'ingresso alla città dei Jin. Sì, diciamo che non aveva importanza alla fine. Ma io mi ero accorto che c'era... c'era stato un salvataggio, quindi... avrei dovuto capire che era finito il boss, in pratica. In guarda caso siamo venuti proprio... dove dovevamo andare, alla città dei Jin. Ovvero Rekem. E adesso credo ci sia il portale. Ora che ci troviamo all'ingresso della città. Ma è assurdo, in tre video è finito il gioco in pratica. Sembrava che mancasse molto di più. Forse ho fatto troppo... troppi calcoli sui sarcofagi e quanto ci avevo messo per romperli. Però alla fine non sono equidistanti, mettiamola così.
come invece sono i poteri a sto punto. Sa vedere come muoio come un cretino. Ok, no. E scorri. Ma dai! Cosa mi dice che dovrei semplicemente tornare indietro? Che non c'ho voglia di morire di nuovo. Ok, con molta calma, partiamo da qua. Maledette le vette analogiche, chi le ha inventate? Ok, ci siamo questa volta. Bastava correre in modo normale, senza fare il cretino. Brutto posto per i claustrofobici questo. Per chi ha paura delle trappole in generale. Invece il resto del palazzo proprio. Un villaggio turistico. E qui? Non dovevo fare questo, dovevo correre sul muro. Già mi sono dimenticato, meno male che mi hanno fatto il tutorial, eh? Poi io mi lamento. E anche qua dovevo correre sul muro d'acqua. È questo l'ingresso della città di G? Che devo fare? Ma che cos'è? Ma adesso sono usciti sti nemici, neanche me li ho dimenticati onestamente. Facciamo così. Ah, stavolta sono morti tutti subito. Ma andiamo a testa sfida, non capitava sta cosa, com'è? Un nuovo potenziamento. Vabbè, partiamo dagli estremi qui, dagli esterni. Calcio violento che non mi servirà a nulla, ma vabbè. Io devo assolutamente recuperare delle tacche di energia perché ci muoio sicuramente qua, senza dubbio. Ok, questo enigma me lo ricordavo. Dobbiamo un attimo sfruttare l'acqua. Ma prima pensiamo alla parte più semplice, ovvero girare la leva, ma non è semplice come speravo. Adesso dobbiamo fare manovre con l'acqua. Sì, io salgo le scale in modo molto particolare. Visto che adesso sono tutti scombinati i pezzi, devo congelare il getto d'acqua per rimandarle indietro. In questo modo dovrebbero tornare nella posizione giusta. Però prima vediamo un attimo. Ecco. Devo mettermi in testa che non devo cambiare direzione della leva solo perché cambia la posizione del principe. Ora non mi entra in testa sta cosa. Ma è troppo automatico cambiare direzione mentre il principe fa le sue cose. Io sono morto. Cioè non, neanche me ne ero accorto. Però mi dovete spiegare perché non si è aggrappato. Vabbè, morire in sto gioco non ha alcun significato. Ripartiamo veramente da... No, nulla, voi lo capite? Cioè non lo so quanto devo saltare in alto. Ah, grazie, mo spiegatemi cosa ho fatto di diverso rispetto a prima. Ora, non sto su una colonna d'acqua, posso anche rilasciare il potere. Aspettiamo, faccio il giro giustamente. Salgo. Ok. Compaiono troppo tardi. Che non me lo dai il checkpoint adesso? Strano. Questo ovviamente è più difficile, ma comunque nulla di che, eh. Adesso vado verso il basso e quelle sono messe insieme. Cos'è che manca? Ah, manca quella più in alto. Quindi facciamo così. In avanti. Ah no, cacchio. Dovevo farlo dall'altro lato. Facciamo così invece. Ok.
E abbiamo fatto pure questo. Chissà chi l'avrà costruita. Un ingegnere sicuramente. Ora facciamoci questa lunga scivolata. Letteralmente scivolata, eh. Fa un po' che non compaiono sarcofagi, ma il prossimo dovrebbe Grazie. Ti ringrazio per... Oh. Beh, sto cacchio di joypad mi fa prendere gli infarti. Pensavo si fosse buggato a livelli estremi. Dicevo, il prossimo sarcofago si troverà dentro la città. Presumo. Non posso sbagliare perché non ho più tacche di energia. Quindi facciamocela in modo tranquillo, sta scivolata, ok? Per quanto possibile. Ora mi sa che alla fine ci sarà il portale, ma... poi vedo, mi sa che lo ci andremo nel prossimo video. Non li voglio far durare troppo questi video. Voglio spezzettare un pochino meglio, perché a volte ne faccio uno di 25, poi un altro di 20, poi di 27. Devo essere un attimo più costante. Adesso io di solito me la gufo da solo. Adesso ci ha pensato il principe dicendo che non è poi così difficile. Vediamo ora che deve succedere. Vai, l'ultimo salto? Ok. Sento che Razia avrebbe anche potuto avvisarmi. Ma sta tranquillo. Anch'io dimenticherei certe cose. Tipo gigantesche scale pericolanti che crollano addosso alla gente. Ma dai, hai affrontato di peggio, Sofia. Classica serie di trappole prima di un portale. Qui sta proprio al 100%. Se mi sbaglio, nulla, perché non mi piace scommettere. Non fatelo mai, ragazzi, perché ci perdete solo soldi. Classici consigli di vita non richiesti. Molto lunga sta serie di trappole, devo dire. E me le sto trovando. Stavo dicendo, me le sto trovando anche tutte. No, per carità. No, ok, meno male. Ah, sulle trappole ti sblocchi però. Ecco, com'è? Ti danno fastidio le punte che sbucano dal terreno. E siamo arrivati qua. Qui non posso proseguire. Ma in realtà non so se mi ha salvato, quindi entro. Devi anche avvisarmi che le scale erano pericolose. Cos'è accaduto? Mi sono crollate sotto i piedi. Mi dispiace. La città è abbandonata da secoli e io vivo qui da così tanto tempo che non ci ho pensato. C'è qualcos'altro a cui non hai pensato? Ad esempio, un modo per salvare mio fratello? Hai provato a fermarlo, non è vero? Non mi hai dato ascolto. Certo che ho provato. Allora sai che ti ho detto la verità. Tuo fratello ormai è perduto. So che in questo momento non è in sé, ma davvero non c'è nulla da fare. Come posso credere a quello che dici? In fondo non ti conosco nemmeno. In fin dei conti anch'io non so molto di te, figlio di Sharaman, fratello di Malik. Eppure mi devo fidare per fermare ciò che tuo fratello ha iniziato. E a te cosa importa? Tu sei un djinn. La tua stirpe è immortale. Ratash un tempo apparteneva al mio popolo. Se io e te dovessimo fallire, egli distruggerebbe tutto ciò che mi sia mai stato a cuore. Tutto ciò che io ho giurato di proteggere, incluso questo regno. E io a che ti servo? Perché non lo puoi fare da sola? Io ho un compito ben preciso. E quale sarebbe? Ancora non riesci a fidarti di me? Oppure sei solo arrabbiato perché pur sapendo cosa ti aspetta hai paura di affrontare il tuo dovere? Quando ero piccolo, spesso mio padre era lontano in guerra. È stato Malik a insegnarmi come usare la spada. Come posso affrontarlo? Non è tuo fratello colui che devi affrontare. Il tuo nemico è Ratash. Questo lo so. Ma non rende certo le cose più facili. Hai ragione. Ratash e l'esercito devono essere fermati. Dimmi che cosa devo fare. La città è in rovina. Non ce la farai ad attraversarla da solo. Fotrotofotra... Beto Mida. Ti ho donato i miei ricordi di questo luogo. In questo modo potrai vedere la città come era un tempo.
Ora va, ci rincontreremo al tempio. Non mi aspettavo che le chiedesse effettivamente delle scale. Credevo fosse un dialogo buttato lì, però poi è andato proprio a chiederlo, pure più di una volta. Sto principe non lascia passare niente a nessuno. Stavo dando una controllatina in giro perché questa... questa è l'ultima volta che veniamo qui, mi sa. Sì, perché è l'ultimo potere. Quindi abbandoniamo i vasi in uno stato abbastanza discutibile e usciamo. Chissà se si può morire qui, ora che ci penso. Ma non voglio provare, non ci tengo. Mettiamola così. Li saltiamo via e concludiamo il video. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.